Cazzo che matti. Mi piace questo. È proprio un bel telefono. Allora, cosa abbiamo qui? Grant e Jason. Dalla California. Spero che papino e mammina vi vogliano tanto bene. Perché i vostri culetti firmati promettono grana. Ed è un bene perché mi piace. La grana. Scusa, cazzo, hai detto? Che hai detto? Vuoi che ti apra il culo in due come ho fatto con il tuo amichetto? Tappati quel cesso! Ok? Quello con i coglioni sono io! Guardami! Guardami dritto negli occhi! Ehi! Stronzo! Guardami negli occhi! Tu sei la puttana! Io qui sono il fottuto re! Non una sola parola! O muori! Cosa c'è, Jason? Jason, dimmi! Perché non ridi come facevi lassù? Dici che non ti diverti più, forse non ti sto simpatico? Vedi, il fatto è... lassù, credevi di avere una chance. Là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere il dito sul grilletto. Ma, hermano, qua giù... qua giù... hai il culo per terra. Ok, ora mi do una calmata, perché tu, moi e il tuo fratellone ci divertiremo un sacco mentre aspettiamo i soldi. Non spaventare gli ostaggi, devi occuparti dei rifiuti. Spero che voi due pezzi di stronzi siate più simpatici degli altri. A te, bye bye. Cazzo, funziona tutte le volte. Ti ho mai detto qual è la definizione di follia? Far Cry 3 porta il free roaming a una nuova dimensione, offrendo ai giocatori un mondo di gioco aperto, grande livello di interazione e la possibilità di decidere in qualsiasi momento che tipo di approccio perseguire. Al giocatore infatti vengono consegnati avanzati strumenti che gli consentono di pianificare le strategie e di trovare la soluzione adatta in qualsiasi tipo di occasione. L'approccio stealth chiaramente è sempre quello preferibile in termini di risorse risparmiate e per il numero inferiore di nemici da affrontare. Far Cry 3 invoglia i giocatori a esplorare e a svolgere le missioni facoltative. Molto spesso, infatti, per costruire nuove fondine o nuovi zaini, occorre andare alla ricerca di uno specifico animale, ucciderlo, scuoiarlo e costruire così il nuovo accessorio. Per sbloccare alcuni tipi di abilità al contempo, bisogna portare a termine specifici obiettivi, come costruire un certo numero di medicinali o uccidere uno specifico animale, come uno squalo che si trova in un unico punto della mappa. Alla base della storia c'è un gruppo di ragazzi di New York, assolutamente spensierati e non ancora introdotti nella vita che ti fa soffrire ogni giorno. I ragazzi stanno passando qualche giorno di divertimento a Bangkok quando decidono di prendere un elicottero e fare dei veri e propri salti nel vuoto. Uno di questi salti non va come previsto e i ragazzi finiscono sulla terribile e selvaggia Rook Island. Qui vengono rapiti da un gruppo di pirati che compie su di loro qualsiasi tipo di sevizia, con l'unico scopo quello di sfogare la propria follia. Ubisoft Montreal ha voluto dare una connotazione da esperienza di sopravvivenza alla sua ultima avventura. Il protagonista Jason ha una precisa psicologia, è un americano che ha sempre vissuto in città e non ha mai usato una pistola. All'inizio dell'avventura è intimorito e preoccupato dalla natura selvaggia della Rook Island, che, oltre che in piena anarchia, è popolata anche da pericolosi e affamati animali. Mi servirà una doppia dose per calmarmi i nervi. Me la caverò. Aspetta qui, ok? Vado a cercare gli altri. Fin dai primi momenti di gioco, il mondo allestito da Ubisoft Montreal colpisce per l'elevato livello di realismo e per la profondità. Ci sono delle torri radio che bisogna raggiungere e liberarle dal controllo di Vass e dei suoi pirati. Come in Assassin's Creed, ogni torre sbloccata consente di riprendere da quel punto in caso di morte e rende gratuite tutte le armi che si trovano nel territorio su cui si staglia la torre, a patto di esserne già entrati in possesso in precedenza. Inoltre, la conquista della torre sblocca la mappa del territorio a cui è associata la torre. Una delle cose che colpisce di più in assoluto in Far Cry 3 è lo straordinario livello di dinamicità del mondo di gioco.
Sulle due isole in cui sono ambientate le vicende della campagna, infatti, c'è una perenne lotta fra tre fazioni: Rakiat, pirati e animali selvaggi. Questi sono gestiti da un'intelligenza artificiale indipendente che consente loro di spostarsi in maniera istintiva, di dare la caccia ad altri animali o agli esseri umani, di allearsi tra di loro a seconda della specie o di attaccare. Tutto questo genera delle situazioni totalmente imprevedibili. Il giocatore ha a disposizione una serie di strumenti che gli consentono di agire sempre con cognizione di causa in modo stealth. Ad esempio, ha dei notificatori visivi che gli suggeriscono la posizione dalla quale sta per essere rilevato ed attaccato. Jason poi è dotato di una macchina fotografica che, una volta puntata sui nemici, ne rileva l'equipaggiamento che stanno utilizzando, oltre a marcarli, a segnarne la posizione e a seguirne gli spostamenti. Quando si attacca un nuovo insediamento, insomma, bisogna sempre utilizzare la macchina per avere una chiara visione di quella che è la situazione e per agire con cognizione di causa nelle battute successive della missione, quando serve a girare i nemici e coglierli di spalle, il tutto senza farsi vedere. Il protagonista è anche dotato di un coltello, grazie al quale può attaccare le guardie alle spalle. Compie uno scatto molto energico che gli consente di risparmiare diversi metri e di trovarsi subito a ridosso della sua vittima. La grandezza della mappa di gioco porta i giocatori a utilizzare dei veicoli per gli spostamenti. In Far Cry 3 ci sono tanti tipi di veicoli differenti. Si va da utilitarie che ricordano delle vecchie Golf a Jeep, da camion a imbarcazioni, da elicotteri a deltaplani e così via. Ogni veicolo ha un tipo di comportamento realistico e ciascuno di loro è diverso dagli altri. Soprattutto le collisioni tra veicolo e mondo di gioco sono convincenti, rendendo gli spostamenti divertenti come il resto delle meccaniche di gioco di Far Cry 3. Ci sono tre alberi di abilità distinti contrassegnati da nomi di animali: airone, squalo e ragno. Distribuendo i punti skill in un ramo piuttosto che in un altro, si propende per un certo stile di gioco trascurando altri aspetti. L'albero airone infatti privilegia gli attacchi dalla distanza e la mobilità, mentre distribuendo i punti nell'albero contrassegnato dallo squalo si diventerà più forti negli assalti con le armi e nel ripristino di energie vitali. Infine, ragno riguarda la capacità stealth e di sopravvivenza. Una volta distribuito un nuovo punto abilità, vedremo che il tatuaggio sul braccio di Jason diventerà di volta in volta un po' più grande. La strada verso il guerriero che Jason sta diventando prosegue. Dopo aver raccolto determinate piante, determinate pelli di animali, Jason sarà poi in grado di costruire degli oggetti che potranno conferirgli delle abilità momentanee o permettergli di trasportare un maggior numero di armi o ancora più proiettili o più oggetti. Certe missioni avanzate, ad esempio, potrebbero risultare decisamente più facili se affrontate con più di un'arma. Potremmo aver bisogno di trasportare, insomma, un fucile da cecchino insieme all'arma di ordinanza automatica. Ecco che dovremo costruire una fondina più grande per fare ciò. Il crafting, insomma, in Far Cry 3 è molto importante. Le missioni facoltative si dividono in varie tipologie. Ad esempio, nelle missioni ricercato ci verrà richiesto di rintracciare un appostamento pirata, di individuare il capo del gruppo e di ucciderlo utilizzando solamente il coltello, quindi in modo stealth. Bisogna etichettare ancora una volta gli avversari fino a trovare il loro capo, che è contraddistinto da un'icona gialla. A quel punto dobbiamo studiare i suoi movimenti e intervenire quando le altre guardie non ci vedono. A quel punto possiamo decidere se uccidere tutti gli altri o scappare impunemente. Oltre a una profonda campagna single player, Far Cry 3 annovera modalità di gioco multiplayer cooperative e competitive. Il co-op si svolge su un'isola diversa rispetto a quelle del single player e si struttura attorno a una nuova storia che fa da prequel alle vicende di Jason e dei suoi amici e attorno a quattro nuovi personaggi. In queste missioni ai giocatori vengono richieste cose diverse, con spunti sempre diversi che inducono alla collaborazione. Il multiplayer competitivo è molto veloce e incalzante, pur essendo basato su mappe molto grandi. Ci sono quattro modalità di gioco: DM a squadre, dominazione, rogo e trasmissione. Quasi tutte queste modalità sono basate sul concetto di dominio, in cui bisogna attaccare e difendere degli avamposti. La modalità più interessante è rogo. Bisogna appiccare un incendio in una delle due basi del nemico e, mentre questa prende fuoco, appiccare l'incendio anche nell'altra base. Se si riesce a dar fuoco alle due basi contemporaneamente e il fuoco non viene dissipato, allora ecco che si può procedere verso il punto di estrazione e avere l'opportunità di vincere la partita.
Far Cry 3 è basato sul motore grafico Dunia Engine 2, che è figlio della tecnologia CryEngine di Crytek. Per questo alcuni scorci del nuovo shooter risulteranno familiari, con elementi in comune con il passato anche in fatto di palette cromatica e ampi spazi aperti. In particolare la gestione dei liquidi sembra avere qualcosa in comune con la tecnologia Crytek, con superfici d'acqua che ricordano il primo Far Cry. La tecnologia supporta le DirectX 11 e annovera diverse tecniche di gestione avanzata, principalmente in fatto di occlusione ambientale. Trovate tutto in formato più esauriente nella recensione su GameMag. Qual è il tuo desiderio? Salvare i miei amici. Veramente? Al di là di una certa ripetitività nelle missioni facoltative, nella sostanza Far Cry 3 ha pochissimi difetti e, a meno che non odiate il free roaming fatto in questo modo, è un'esperienza di gioco assolutamente consigliata. Insieme a Hitman Absolution, Far Cry 3 è il miglior gioco di questa stagione natalizia. Ti ho mai detto qual è la definizione di follia? Libereremo gli altri e poi ce ne torneremo a casa. No! Non mi lasciare! Grant, non morire! Non mollare, Grant! Oddio, oddio! No, no, no! Gesù! Grant! Grant! Mi piace! No, anzi, ti rispetto! Ti do 30 secondi! E se non ti mangia vivo la giungla, lo faccio io! Vai! Cazzo, sei sordo! Ho tentato di levarti dal cazzo, coniglio! Corri, Forrest! Corri! Corri, Forrest! Corri! Prendetelo, cazzo!